Vorrei soltanto ricordare che tutto comincia con un elenco di monumenti nella monografia su Ghiberti che faceva Trude Krautheimer-Hess. Questo era la spinta iniziale che risultava in questo progetto fondato da Krautheimer, Sachsel e Lehmann Hartleben e iniziato da Phyllis Bober e poi che è stata tenuta in vita anche proprio contro il già menzionato Gombrich all'Istituto Warburg di Londra. Nel 1981 abbiamo cominciato a aggiungere anche l'architettura. Fino a quel momento sono stati raccolti solo monumenti figurativi e l'architettura era anche il concetto giusto per pensare a una tectonica informatica per tutto il progetto. Il progetto ha uno scopo molto preciso, cioè la fortuna dell'antico limitato per l'economia del lavoro al 400 e al 500 e ha due fuochi, cioè il monumento antico e il documento rinascimentale. Tutto dipende dal visivo, cioè tutta la banca dati è sempre legato a un'immagine. Alla fine tutti i dati nella struttura dipendono dall'immagine e questo adesso vi illustreranno Birte Rubach e Timo Strauch. Buongiorno, e, in prima parte volevo anche io ringraziare i responsabili e la scuola per il generoso invito. E, io adesso, prima che Timo vi presenta una visita guidata attraverso il census, vorrei accennare alcuni numeri, aspetti tecnici relativi alla software e soprattutto dare un'occhiata sul modello di dati sul quale la banca dati del census è fondata. Nella banca dati del census sono raccolti di circa 10.000 monumenti antichi, soprattutto sculture e architetture, ma anche monete o iscrizioni, e un po' più di 35.000 documenti del 400 e del 500 relativi ad essi. Un documento può essere un disegno, una xilografia, ma anche un passo in un testo, in una fonte testuale. Circa 25.000 immagini servono ad illustrare i record dei monumenti e documenti. Dal 2007 il census si presenta in una banca dati PostgreSQL basata su Linux e viene gestita via la software EasyDB, che è stata sviluppata dalla ditta Programmfabrik a Berlino. EasyDB è un programma basato al web, un fatto che rende possibile non solo la ricerca ma anche l'inserimento dei dati sull'internet. Il server viene amministrato da personale esterno al progetto. L'allestimento del front-end ed anche cambiamenti della struttura della banca dati si eseguono con uno strumento chiamato Creator. Per questo di solito non c'è necessità di nuove programmazioni, ma con questo sistema, questo sistema modulare possiamo anche noi configurare nuovi campi di dati e inserire nuovi parametri di ricerca. Dalla EasyDB è possibile l'esportazione dei dati in formato XML. Geht das weiter, Bob? No. Ah, scusatemi. Come faccio? No. Scusi. Vorrei sottolineare due cose, anche se Arnold le ha già menzionate. In primo luogo,
La banca dati del census tratta esclusivamente la questione quali monumenti antichi erano conosciuti tra 1400 e 1600, in quale stato di conservazione e dove si trovavano. Anche se nella banca dati del censo sono raccolti oggetti come sculture, architetture o monete, e dal lato documentario disegni, stampe e testi, il suo tema vero e proprio consiste nell'informazione che risulta dalla relazione tra di loro. E in secondo luogo, il principio fondamentale del census apporta da un lato una restrizione del materiale che può entrare nella banca dati, per esempio il foglio di un codice che non presenta un monumento antico non sarà inserito nel census, causando dunque una lacuna nella sequenza dei fogli. Dall'altro lato, il census non è confrontato con limiti geografici o istituzionali, come per esempio la limitazione su una certa collezione, ed è così in grado di compilare materiali che, semmai, si lascerebbero presentare affiancati in realtà solo temporaneamente in una mostra o simile. Il modello di dati è cambiato solo marginalmente dalla sua creazione negli anni 80 del Novecento. Solo pochi campi di dati sono stati aggiunti e i due scopi principali, rappresentare tutti i rapporti rilevanti e interrogare la collezione dei dati da tutti i lati pensabili, sono stati conservati, nonostante i differenti sistemi tecnici nei quali il modello è stato realizzato. Dall'idea del census di documentare le opere d'arte e l'architettura dell'antichità conosciute durante il Rinascimento risultano le due categorie principali, antique documents e post-antique documents. Queste due categorie sono equivalenti e costituiscono le due colonne del modello. Sia monumento sia documento sono definiti attraverso molte informazioni ulteriori. Questo avviene via connessioni in altre categorie o tavole, come luoghi, date, persone, bibliografia, immagini, stile per i monumenti e trascrizioni per i documenti. In più si possono scegliere attributi da liste con un vocabolario controllato, per esempio i campi della classificazione e del tipo di un monumento, e alcuni campi contengono testo libero, per esempio quello dei descriptive details. La gestione delle informazioni secondarie in tavole proprie che si collegano con monumenti e documenti, ma anche tra di loro, per esempio il link tra location e person o tra person e date, rende possibile l'interrogazione dei dati da diversi punti di partenza. Le tavole, le diverse categorie sulla prima pagina della banca dati rispecchiano queste tavole e offrono diverse possibilità di entrare nella ricerca. Le tavole principali dei monumenti e dei documenti, la bibliografia e la tavola dei luoghi sono strutturate gerarchicamente. Un monumento architettonico può essere diviso fino alle più piccole parti, come si vede qui, nello screenshot della gerarchia del Pantheon completamente aperta. A queste singole parti del monumento si possono poi assegnare precisamente i dettagli designati nella documentazione rinascimentale. La struttura gerarchica dei documenti invece permette, per esempio, di differenziare i singoli disegni su un foglio. Così possiamo indicare precisamente ognuno dei disegni sul foglio 107 recto del codice Kone e collegarlo con il rispettivo elemento di architettura, in questo caso la base di colonna nella cella del Pantheon.
Gli altri disegni di base sullo stesso foglio sono assegnati analogamente ad altre basi antiche. Per finire vorrei menzionare un'ultima relazione, il collegamento di un monumento ad un altro permette la visualizzazione della relazione tra opera originale e replica o tra repliche parallele, e nella categoria dei documenti tra archetipo e copia o tra copie parallele. Questo sguardo sulla struttura del census, molto breve e sicuramente non esaustivo, presenta comunque i caratteristici più importanti e costituzionali della banca dati. E adesso andiamo a vedere con Timo i contenuti in forma più concreta. L'ultima parte del nostro contributo è dedicata ad una breve visita guidata attraverso il census. È un tentativo di contestualizzare le informazioni appena accennate e di dare un'idea di come sia possibile di ricercare, navigare e studiare i contenuti della nostra banca dati, spiegando allo stesso tempo anche certe scelte e limiti di questo corpus di dati. Come punto di partenza ci servirà, più o meno casualmente, la collezione di antichità dello scultore lombardo Andrea Brenio. Dal testamento del Brenio del 1503 sappiamo che lo scultore che abitava a Roma ai pendici del Quirinale era giunto ad un considerevole patrimonio. Tra i beni mobili da distribuire tra i suoi eredi vengono menzionati anche lapides ac statuas suos et suas, tam novos et novas, quam antiquos et antiquas, e poco oltre ancora statuas, figuras et imagines suas. Siccome è impossibile distinguere et identificare da questi due generici passi singoli monumenti antichi, essi non sono adatti ad essere considerati dal census. Ma ci sono documenti rinascimentali che permettono di farsi un'idea abbastanza precisa a che cosa si riferiscano quei lapides ac statuas. La fonte più ricca in questo riguardo è il taccuino di disegni del pittore bolognese Amico Aspertini, oggi conservato al castello di Wolfegg nella Germania meridionale. Il codice è accessibile nell'autorevole edizione pubblicata da Gunther Schweikart nel 1986, ma anche il census ci permette di sfogliare il taccuino e qui entriamo la banca dati online. Il più ovvio procedimento sarebbe di cercare il codice nella categoria dei documenti post-antichi. Apriamo quindi la finestra della ricerca semplice di questa categoria, inseriamo il nome Wolfegg nel campo di ricerca principale e avviamo la ricerca ed otteniamo come risultato il codice. Apriamo la struttura gerarchica che contiene ogni pagina con disegni di antichità. Quasi sempre ci sono più disegni su un foglio o un'apertura del libro, perciò esiste un terzo livello gerarchico, sul quale si trovano le informazioni riguardo le modalità del disegno, trascrizione di annotazioni e sul cartellino Relationships il collegamento al monumento antico rappresentato nel disegno. E cliccando sul suo nome raggiungiamo il suo rispettivo Monument Record. Se invece ci interessano in primo luogo i monumenti stessi studiati dall'Aspertini e più particolarmente quelli della collezione Brenio, bisogna entrare nella banca dati attraverso la categoria dei monumenti antichi ed eseguire lì una ricerca avanzata. Un primo passo potrebbe essere trovare tutti i monumenti documentati nel codice Wolfegg. Il collegamento
tra monumenti e documenti si trova, come abbiamo visto, sotto il titolo Relationships. Quindi apriamo qui la finestra della ricerca secondaria dei documenti, ripetiamo la ricerca del codice nello stesso modo come prima e scegliamo il codice cliccando semplicemente il suo nome. Una volta trasferito nella finestra principale, avviamo la ricerca. Ed il risultato contiene tutti i monumenti antichi disegnati da Laspiatini nel suo taccuino, cioè 92 monumenti. Questo numero potrebbe essere ridotto aggiungendo altri criteri, come per esempio il tipo di monumento, e sarebbe così possibile farsi presente tutte le statue o tutti i sarcofagi disegnati da Laspiatini. Ma vorremmo finalmente conoscere i monumenti della collezione Brennio. Facciamo quindi un reset e concentriamoci sulla sezione Provenance History. Apriamo qui la finestra della ricerca secondaria della categoria dei luoghi e cerchiamo la collezione di Andrea Brennio inserendo il suo nome. C'è un solo risultato che con un clic sul nome viene trasferito nel campo di ricerca dal quale eravamo partiti. Avviamo la ricerca ed otteniamo tutti i monumenti documentati nel possesso dello scultore lombardo, tra i quali celebri pezzi come il Torso del Belvedere. Potremmo controllare però se l'informazione sulla pertinenza dei monumenti alla collezione Brennio derivi dal taccuino aspiatiniano. Inseriamo quindi il codice Wolfegg nel campo Documents della sezione Provenance History. La procedura è la stessa come nella prima ricerca avanzata. Eseguita la ricerca, apprendiamo che solo 4 monumenti siano documentati nella collezione Brennio proprio dal pittore bolognese. Il sarcofago con delle scene del mito di Adone, oggi a Mantova, l'altare dei Lari di Augusto, oggi nei Musei Vaticani, un piede calzato, frammento di rilievo o statua, ed un vaso, gli ultimi 2 pezzi oggi perduti. In ogni caso, come per esempio per il vaso, si trova sul cartellino Provenance un appunto riguardo la collezione Brennio fornito da un collegamento con il disegno nel codice Wolfegg, dove leggiamo la didascalia in casa del maestro Andrea Scarpilino o simili. La datazione dell'appunto della provenienza in questo caso è stata evinta dalla datazione del codice, che dovrebbe essere frutto del viaggio della Spiatini a Roma intorno al 1500, ma prima del 1503, l'anno nel quale l'oppitore è di nuovo documentato a Bologna e al contempo l'anno della morte di Andrea Brennio. Per l'altare dei Lari di Augusto del Vaticano leggiamo sul cartellino Provenance che oltre al codice Wolfegg ci sono altri documenti a confermare la sua appartenenza alla collezione Brennio. In una siloge del tardo 400, conservata in un manoscritto della Biblioteca Marciana a Venezia, troviamo la descrizione di un lato dell'altare, la trascrizione di un'iscrizione oggi quasi illeggibile sul monumento e la formula in domo cuius da marmorari proper radices caballi, la quale si riferisce con grande probabilità alla stessa casa di Andrea Brennio. Chiudiamo la finestra di questo documento e prendiamo in esame un foglio conservato al Musée Condé a Chantilly, usando la funzionalità del full screen view. Nel registro inferiore del disegno vediamo 2 lati dell'altare, la scena dell'apoteosi sulla sinistra e la presentazione delle statuette dei Lari sulla destra. Leggiamo l'annotazione: un pilastro che ad ogni canto opere sta in casa de Mastro Andrea Scarpelino.
L'anonimo autore del disegno è particolarmente interessato di notare tutti i danneggiamenti del monumento. Li ribadisce perfino nella scritta «È così guasto». Essendo questo il primo documento con espliciti riferimento allo stato di conservazione del monumento, esso è stato collegato anche all'appunto «Condition when first known» del Monument Record. Torniamo ancora al cartellino Provenance History dell'altare. In un foglio venduto da Sotheby's nel 1965 e pubblicato da Federico Rausa nel 1997, è disegnato il lato dell'apoteosi. Qui, al contrario del disegno a Chantilly, il medium originale, quello di un rilievo, è negato quasi completamente ed i danneggiamenti sono stati cancellati. Il disegnatore tenta invece una ricostruzione che si allontana pressappoco troppo dal monumento per essere un documento di interesse per il census. Ma la notazione in Roma, a Monte Cavallo, in casa di Maestro Andrea, fa sì che anche questo foglio sia inserito nella banca dati. Sullo stesso foglio, in alto a sinistra, si trova il disegno di un piede calzato che ci potrebbe interessare. Per arrivare al rispettivo record conviene navigare dal disegno B dell'altare al disegno A del piede. Con un clic sul numero del Census ID, l'attuale record viene trasferito nella finestra principale dove è possibile accedere agli altri record dipendenti dallo stesso record padre, chiudendo ed aprendo di nuovo la gerarchia. Il disegno del piede reca una annotazione leggibile sul cartellino Transcription, cioè Monte Cavallo in casa del Maestro Andrea. Sul cartellino Relationships vediamo che questo disegno è stato collegato allo stesso monumento che avevamo visto tra quelli disegnati dalla Spettini. Mettiamo a confronto i due disegni. Un clic su Compare apre una finestra nella quale è possibile caricare due immagini per un confronto ravvicinato. Finché questa finestra non sia aperta, cliccando sulla L per sinistra o sulla R per destra, trasferisce l'immagine scelta nella rispettiva metà dello Image Comparer. Si vede che i disegni non sono identici, ma abbiamo anche saputo dall'esempio dell'altare dei Lari che l'autore del foglio di Sotheby's non è tanto interessato in essere fedele al monumento in ogni rispetto. Le coincidenze formali principali ed il fatto che ambedue disegnatori hanno visto un monumento così simile nella casa di Maestro Andrea ci permettono di assumere che si tratti dello stesso frammento. Torniamo ancora una volta al foglio di Chantilly. Oltre all'altare dei Lari, vediamo tre erme, due dei quali con annotazioni quasi identici del tenore «Sta nell'orto del maestro Andrea Scarpellino». Federico Rausa ha identificato le due erme più grandi con due monumenti oggi al Museo Nazionale di Napoli, ambedue di provenienza farnese. Gli inventari napoletani 8 e 7 centeschi e quelli farnesiani del 600 non possono entrare nel census a causa della limitazione del progetto al periodo ante 1600. Però, almeno per l'erma femminile, possiamo aggiungere una tappa intermedia grazie ad un disegno di Martin van Heemskerk che stava a Roma tra il 1532 e 37. Il rispettivo record raggiungiamo nello stesso modo come prima, cliccando sul numero del Census ID, navigando al disegno B ed aprire il Monument Record. Dal cartellino Relationships raggiungiamo il disegno di Heemskerk. L'architettura, resa molto precisamente in ogni dettaglio, con il caratteristico piedistallo pulvinato al quale la statua è appoggiata,
è senza dubbio quella dell'ordine maggiore della facciata verso il giardino di Villa Madama su Monte Mario a Roma. A quel tempo la villa apparteneva a Margherita d'Austria, che più tardi sposava Ottavio Farnese. Così l'erma femminile, come quasi tutte le antichità di Villa Madama, passava ai Farnese e quindi a Napoli. Non sappiamo però come sia passata dalla collezione Brennio a Villa Madama. Torniamo ancora, per finire, una volta ai monumenti della collezione di Andrea Brennio, accessibile anche dal cartellino Provenance dell'Erma. Dell'elenco del rispettivo record fa parte anche la stele funeraria di un gladiatore del nome Marcus Antonius Exocrus. Il monumento oggi è perduto, ma dal lungo elenco di documenti sul cartellino Relationships in ordine cronologico apprendiamo che molti autori si interessavano di questo raro testimone per la tipologia di gladiatore Trax. Il monumento è ricordato già nella prima metà del 400 nella Siloge di Niccolò Signorili e in seguito in altre raccolte epigrafici. Intorno alla metà del 500 il rilievo entra nei grandi libri di disegni corpus, quali i codici Coburgensis e Pigianus, e alla fine del 500 viene addirittura pubblicato tra le incisioni di Jean-Jacques Boissard. Sul cartellino Provenance vediamo che il rilievo circolava a Roma. Ciò nonostante, la rappresentazione geografica di tutti i suoi luoghi documentati ci fa presente che mai si allontanava troppo dalle pendici del Quirinale. Speriamo di aver dato un'impressione dello scopo e dei contenuti del census e dei vari modi con cui è possibile entrare, navigare e sfruttare la rete di informazioni presenti in questa banca dati. Vi invitiamo a provarlo da soli e di non esitare a porci domande subito o in futuro. Grazie per l'attenzione. Problemi di spostamenti. Allora, intanto grazie di questo contributo che viene a mostrarci un sito che noi siamo abituati a frequentare, dato che voi siete da sempre il riferimento principe per questo tipo di studi, e quindi vi ringraziamo di averci mostrato come il sito si è evoluto superando il limite un po' eccessivo del 1527, quando l'avevo cominciato a frequentare io molti anni fa. È ovvio, e appunto vorrei dire che mi sembra che sia molto utile anche questo allargamento, e che spero possa prevedere poi ulteriori espansioni verso l'età barocca, ovviamente. Sì, forse qui si può dire che a causa di una mancanza dei soldi, forse si può descrivere così, in questo periodo ospitiamo anche la banca dati della società Winkelmann di Schendal. Sì, certo. Per cui si trovano anche tutti i dati che loro finora hanno raccolto e almeno rimangono in questo modo in vita. Poi c'è un inizio, anche un'apertura verso il Medioevo, ecco, con il progetto Goldschmidt, che viene iniziato all'Università Humboldt, che ha uno scopo un po' diverso, cioè, o meglio, che una situazione meno precisa per quanto riguarda i documenti. Però questo è un approccio di allargare questo scopo e di inserirlo nell'architettura che Timo e Birte hanno dimostrato, che è una struttura abbastanza rigida, e perché c'è questa struttura è possibile fare anche tutti questi collegamenti che abbiamo visti.
Costruiamo su questo, sì. Mantenendo anche l'approccio formale dell'interfaccia, sì. Che sin dall'inizio è stata una cosa importante per il census, che di riprodurre un approccio mentale che abbiamo scientificamente, e questo è una cosa che dove sono anche molto contento come i due l'hanno applicato per questa ultima fase del software, perché anche questo è un impegno colossale di mantenere lì una struttura che è così autoparlante e rimana ancora con questo molto complessa, però è importante di tenere sempre controllo anche questo fatto. Ho trovato molto utile la possibilità di frazionare le immagini scendendo alle singole membrature architettoniche, che mi pare veramente uno strumento fondamentale per questo tipo di lavoro sui disegni. Quello che volevo ricordare è che le nostre strade sono cominciate in maniera molto vicina, perché qua negli anni '80 abbiamo cominciato il lavoro sul riuso dei sarcofagi nel Medioevo, e i tabulati purtroppo obsoleti del nostro lavoro, che è stata un'occasione perduta perché abbiamo lavorato tanto e abbiamo ottenuto tanti dati nuovi, sono al Warburg Institute, stampati, quindi accessibili, e gran parte del lavoro dei sarcofagi conservati in Italia, in tutte le regioni italiane, è già fatto. Quindi per il vostro sito del Nachnebel nel Medioevo avete la strada spianata da quello che noi abbiamo fatto faticosamente in volontariato, in un gruppo di 20 persone nel seminario coordinato da Settis, i cui risultati sono confluiti solo in parte nel Marburger-Winkelmann Program del 93-94, ma i tabulati molto più dettagliati e ovviamente fermi con la biografia a quegli anni sono sia qui, da qualche parte, non so dove, sia nella biblioteca del Warburg. Quindi il... E come Salvatore trovava quel volume nello scavo del suo studio, anche io ho questi tabulati a casa, anche questo è un monumento, partecipavo anche a questo convegno che precedeva, credo, di 2 anni il convegno dell'84, però c'è una differenza per quanto riguarda la tecnica fondamentale. Questo era un progetto che ancora si poteva stampare, sì, perché questi tabulati, certo, si potevano stampare. Quello che abbiamo appena visto non sarebbe possibile stampare. Credo Birte l'ha illustrato anche molto bene. Che, perché la complessità è molto maggiore. E la, certo, relazionalità dei dati. Questo è un approccio diverso. Abbiamo inserito naturalmente tutto il materiale di questi tabulati nella banca dati manualmente. Però questa è una grande differenza che anche per la storia del proprio per storia delle idee, come le chiamavano al Warburg, è importante questo trapasso tra l'82 e l'84, quando l'approccio si era completamente diversificato. E per questo qui a Pisa sta il nome già menzionato di Oreste Signori, di Rick Holt, per quanto riguarda la comunità dei Ghetti, e questi sono due nomi che hanno proprio fatto la breccia, hanno segnato una tappa. Per questo nuovo approccio che sembra ancora valido, e credo che anche quello che abbiamo visto dall'IMC nella prima conferenza fa vedere che questo è l'approccio ancora valido, che permette proprio di seguire i dati, di fare queste, di creare una costellazione, quello che il giovane collega aveva chiesto con la letteratura tedesca. Queste sono cose che si possono fare quando una struttura è coerente, come l'abbiamo provato noi, come l'ha provato il LIMP. E queste sono le banche dati a differenza di un servizio come viene presentato dal Istituto Archeologico Tedesco, che ha un altro scopo, che serve una comunità più vasta, certo, però è in cambio è meno focalizzato.